Gioie e rimpianti insieme. È tempo di bilanci per l'Accademia Pugilistica Andriese e il sodalizio che in collaborazione con la Federpugilato ha organizzato al Palasport di Corso Germania la 3 giorni dedicata al Torneo Italia, evento intitolato alla memoria di Alberto Mura e riservato alle categorie School Boys, Junior e Youth. Nel resoconto tracciato da Pietro Sgaramella c'è spazio sia per la soddisfazione per gli ottimi riscontri ottenuti sotto il profilo organizzativo, sia per l'amarezza determinata da qualche decisione arbitrale discutibile che ha penalizzato i propri atleti, 2 quelli iscritti alla prestigiosa manifestazione giovanile che ha coinvolto i migliori talenti del panorama nazionale: Vincenzo Cicirriello, junior 60 kg uscito in semifinale, e Giovanni Orlando, junior 54 kg penalizzato in una finale da un verdetto che ha scatenato parecchie polemiche. A livello di organizzazione è stato positivissimo, perché siamo riusciti a tenere a bada quasi 200 pugili, 100 istruttori, dirigenti e quant'altro, quindi in queste 3 giornate siamo riusciti a portare alla conclusione in un modo stupendo tutta l'organizzazione. Purtroppo la commissione tecnica ha ritenuto opportuno di non poter modificare lo spostamento dell'incontro. Orlando è salito sul ring senza riscaldamento, senza le sue cose personali, però nonostante tutto ciò Orlando aveva nettamente vinto, però insomma, evidentemente ci hanno premiato per questa cosa qua, perché poi anche i miei ragazzi stessi ricordavano questa cosa: come usciamo fuori e vinciamo i titoli italiani in casa, ogni volta che combattiamo in casa ci danno queste belle fregature. All'Accademia Pugilistica Andriese resta la soddisfazione dell'ottima riuscita della manifestazione al 15enne Giovanni Orlando, 2 volte campione italiano School Boys. Rimane la consapevolezza di poter essere protagonista sulla scena nazionale anche nella nuova categoria, quella junior. Il talento non gli manca, la passione per il pugilato pure. Mio padre mi ha tramandato questa passione perché è lui che praticava pugilato dall'87. Io all'età di 5 anni già sono stato insieme al maestro, ho praticato pugilato, di cui adesso è la mia unica passione.